Siamo qui a Villa Migliore con un che lo chiameremo Mister X oggi. Ci parlerà dei segreti di questa villa, sita a Santo Stefano di Camastra in località 118. Mister X, ci dica, da quando lei è venuto in possesso di queste informazioni? Sappiamo che sua moglie e i suoi figli sono dovuti espatriare in seguito a ciò che lei ha saputo. Queste mie rivelazioni. Cosa l'ha spinto ora a dire tutto quello che sa? La forza mia interiore, perché mi ha fatto pensare a quando io magari poi un po' giochi a nonno, non l'hanno mai fatto. E ho sofferto per questo. Che c'è la possibilità di farne uno a norma, dobbiamo lottare perché i nostri figli abbiano questo parco giochi. Cosa ha di sbagliato questo parco giochi? Cominciando da queste gomme, non c'è fatto la differenza. Il tagliando. Dice che queste gomme sono sprovviste di tagliando, saranno anche bucate secondo lei? Sì. Questo incide sul sedere del bambino? Sì, perché il bambino può rimanere incastrato con le dita delle mani e può farsi perché male. I bambini fanno Prova a mettere le dita di qua, quando esce la mano il copertone tende a stringere le dita e quindi il bambino può rimanere incastrato. Io ho la forza e lo tiro fuori, il bambino non lo tiro fuori. Vedo in lontananza alla luce uno scivolo. Ci racconti quello scivolo, stando attento a non farsi inquadrare, mi raccomando. Io tengo alla sua incolumità. Ho saputo che ha ricevuto anche minacce per questa sua idea di voler parlare finalmente dopo questi anni di silenzio. L'hanno minacciata pure di assumerla per poterla licenziare. Avere il privilegio di potermi licenziare. Perché non parla più? Ma poi praticamente non c'è neanche la gomma a parte del... Non accadere, prova a cadere a te. Parla giusto. Prova a cadere a te. Mi sta intervistando. Chiedale a mia ira a Prova a cadere a te. Prova a cadere a te. Dai. A cadere con Dulce. Abbiamo qua tipo il... Possiamo fare un tester con il soggetto Y che proverà ora a cadere a terra. Il comune paga. Il comune, casomai tipo... Mi assicuro che casomai dovesse cadere un bambino, chi paga? In questo momento paghi tu. Quindi il comune? Anche tu. Un bambino Y non vuole cadere. Tieni questo qua, vieni questo qua, non mi ha detto. Voglio andare, vieni questo qua. Già. Che lo fai a te? Ciao, giro. Sento delle macchine, dobbiamo interrompere, dobbiamo scappare.